Grazie mille, cari amici, cari amiche, è per me un piacere essere oggi con voi per parlare di questo libro che ho scritto, Roma y nosaltres, nel senso di Roma e noi, noi nel senso anche di valenziani, catalani, baleari e aragonesi, che sono quelli cittadini della vecchia Corona d'Aragona che ha avuto tanto rapporto con, appunto, con Roma dal XIII secolo fino a oggi. E prima di tutto, scusatemi il mio italiano, che è diventato più che una lingua franca, cioè quella lingua franca che si parlava anche nella Mediterranea, nei tempi dei marinai, dei vecchi pirati che parlavano un po' di tutto, parlavano un po' di catalano, un po' di spagnolo, un po' di italiano, un po' di francese e anche un po' di arabo, un miscuglio di tutto per farsi capire nel Mediterraneo. Questo è stato abituale e quella è la lingua che parlo io. Guardate, questo libro è come una guida fatta per noi, per noi, cioè per quelli che andiamo a vedere Roma. Ma anche penso che forse è interessante anche per voi, per capire anche la storia che dietro questi monumenti, queste chiese, questa storia particolare che tante volte una guida turistica normale non riesce a spiegare. Invece, in questo senso, il mio libro è come un percorso per la città per spiegare quelli monumenti così famosi e spiegare questa storia nascosta, cioè spiegare questo che non è nella guida turistica, non è nella spiegazione tradizionale dei turisti che nasce di questo rapporto tra noi e la corona, tra noi come Corona d'Aragona e la città di Roma. È come è un libro che fa un percorso per l'eredità, per l'eredità di questa tradizione, di questi rapporti, della presenza dei catalani, valenziani, aragonesi e baleari alla città eterna. È per quello che è un libro anche, veramente un libro di geografia urbana, di storia dell'arte, ma è un libro anche di politica, perché parla anche di questa concezione un po' plurale della identità spagnola. Spagna non è così una identità come un blocco unico, totale. Ci sono delle diverse identità dentro della Spagna e appunto questa, dove si parla della Corona d'Aragona come entità politica, è anche culturale, è anche linguistica, è uno dei percorsi per capire questa pluralità tipica spagnola, purtroppo persa nel tempo e oggi si parla di una identità unica, ma comunque è un'identità molto ricca, con una tradizione politica diversa. Diamo, perché non finire mai di parlare di queste cose. Comunque, no, no, posso cominciare a parlare di questo libro, però non so dove finire, perché ci sono tantissime cose che si possono trovare a Roma, che, ad esempio, cominciare per Santa Maria del Popolo. Santa Maria del Popolo, chiaramente si può dire Santa Maria del Popolo valenziano, perché lì era la cappella dei Borgia. Non c'è più questa cappella, però era lì vicino ai Caravaggi che sono oggi, no? Ad esempio, questo è un chiaro esempio, certamente, di questo rapporto, perché lì era seppellita Vanozza e anche i figli di Alessandro VI, dei Borgia. Guardate, i Borgia. Chiarissimamente, ma comunque c'è a Santa Maria del Popolo anche una pala d'altare bellissima d'Andrea Bregno, incarico di Alessandro VI, e anche la tomba di un uomo
Bernat Pau, un giovane di Mallorca, morto ai 25 anni, 1490, al Natale appunto del 1490, che è un personaggio anonimo. Non sappiamo nulla di questo giovane. E per me è interessantissimo anche vedere questa dimensione particolare anonima di quelli cittadini della Corona d'Aragona che sono seppelliti lì a Roma. Si può. Se qualcuno ha un po' di immaginazione letteraria, se può scrivere qualche libro su questa gente anonima che sono lì, come questo Bernard Pau. Andiamo a vedere San Giovanni Laterano. San Giovanni Laterano c'è ad esempio la tomba di Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, grande umanista, segretario del re Alfonso il Magnanimo, re di Napoli e anche della Corona di Aragona. È un uomo straordinario dal punto di vista politico e anche culturale, e appunto dentro anche dell'organizzazione della Corona d'Aragona. Andiamo a vedere le due colonne nell'arco trionfale vicino alla crociera, che sono opera di Alessandro VI, Borgia. Andiamo a vedere Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore, il soffitto d'oro dove ci sono gli stemmi dei Borgia. Bellissimo come posto. Poi troviamo anche che lì i quattro cardinali spagnoli che sono stati di Santa Maria Maggiore, i quattro erano della Corona d'Aragona. Bellissima storia. Poi dopo uno di quelli, Despucci d'Ameto, un cardinale delle Isole Baleari, di Mallorca, appunto, è diventato un grande collezionista d'arte, innamorato. Degli scavi, ha trovato tantissime cose, ha fatto un museo anche, che oggi si può vedere una parte a Mallorca. Poi dopo San Pietro, chiaramente, cosa dire di San Pietro? Troviamo lì le statue di Giuseppe Calasanzio, di Pere Nolasc, di Pedro de Alcántara. Pedro Alcántara non era della Corona d'Aragona, ma l'escultore che ha fatto Pedro d'Alcántara, una grande statua lì a San Pietro, era valenziano. Francesco Vergara, dito il romano, Francesc Vergara. Poi dopo, lì alla Basilica di San Pietro c'è il posto dove Innocenzo III ha fatto cavaliere al re Pietro III, Pere III, in quel posto, Pere III, il padre di Jaume I, il Conqueridor. Poi dopo andiamo a vedere l'appartamento Borgia con il Pinturicchio, andiamo a vedere le piastrelle di quel piccolo paese di Manises che è vicino a Valencia, che sono ancora lì. Andiamo a vedere la Sala Regia dove c'è quel dipinto bellissimo di Pietro d'Aragona, appunto di Innocenzo III. Andiamo a vedere la Cappella Sistina dove c'è lo stemma dei Borgia anche. Se parliamo di stemmi, andiamo a vedere Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo è una opera chiaramente d'Alessandro VI, dove sono tantissimi gli stemmi della famiglia. Poi andiamo a vedere il posto, forse più caratteristico, che è la chiesa di Santa Maria de Monserrato, è la chiesa della Corona d'Aragona. Appunto oggi è diventata la chiesa spagnola, però in origine era la chiesa della Corona d'Aragona soltanto. Poi la Corona di Castiglia aveva un'altra chiesa, se non sbaglio San Giacomo degli Spagnoli, che era Piazza Navona. Poi è stata abbandonata nel 1819, poi venduta nel 1878. E tutte le opere d'arte sono passate a Santa Maria Monserrato e oggi c'è un miscuglio lì che non ha veramente un programma iconografico chiaro. Comunque, dobbiamo vedere la facciata di questa Santa Maria di Monserrato dove c'è la Madonna di Montserrat, chiaramente una montagna serrata che parla dalla Madonna. Poi anche il sistema di governo di questa chiesa era bellissimo, cioè era fatto tra i catalani, valenziani, aragonesi, baleari, 44% catalani, 30% valenziani e così via. Poi
Poi possiamo vedere lì chiaramente la tomba dei due papi Borgia, poi possiamo vedere la Madonna del Pilar, possiamo vedere il cortile dove c'è la lastra di Joan Battista Vives, un personaggio straordinario, fondatore della propaganda Fide, un'istituzione e un palazzo appunto vicino alla Santa Sede, all'ambasciata spagnola della Santa Sede. Guardate, possiamo vedere tantissime cose, possiamo vedere Via della Pilota, possiamo vedere il vicolo degli spagnoli, Via della Pilota dove giocavano i valenziani alla pilota, poi vicolo degli spagnoli, Via Catalana al ghetto dove c'era la sinagoga catalana, possiamo vedere Santa Maria della Vittoria dove c'è la Santa Teresa di Bernini, lì c'è il posto dove si può vedere il dipinto di Fra Domingo Jesús María, un uomo con un ruolo straordinario nelle guerre di religione dell'Europa, poi diventato un uomo quasi militare anche in quel combattimento. Santa Maria in Aventino del Priorato, dove quasi tutti i sovrani spagnoli erano della orde di della Corona d'Aragona, San Pantaleo, dove possiamo vedere la tomba di San Giuseppe Calasanzio, Tempietto di Bramante con gli stemmi della corona composta, della monarchia composta spagnola, cioè un po' come quella austro-ungherese, il Ponte Milvio, dove ci sono i tre stemmi dei Borgia. Possiamo parlare di tante cose, possiamo parlare della brusola fatta a Valencia, alla Valencia musulmana che c'è al Museo Copernicano, possiamo parlare della tomba di Mariano Fortuny al cimitero comunale di Campoverano, possiamo parlare del Cardenal Sala a San Paolo e fuori mura, una storia infelicissima, ma una storia bellissima che appunto è in questo libro. Possiamo parlare di Santa Savina, dove c'è probabilmente la tomba gotica più bella di Roma, che è la tomba di un cardinale valenziano, Ausias Despuig. Possiamo parlare di Salita Borgia, Piazza Suburra, e di scavi, anche di scavi a San Clemente, ad esempio. Quegli scavi sono fatti per prima volta per un prete catalano, Eduardo Junyent, che appunto nel 1901 ha fatto la prima tesi di laurea in archeologia cristiana. Guardate, posso cominciare a parlare, ma non posso finire a parlare di queste cose. Grazie mille, aspetto di poter compartire con voi qualche passeggiata per Roma. Sarebbe bellissimo andare a vedere i posti di questo libro, ma non soltanto con l'immaginazione, ma anche in persona. Aspettiamo vederci tra poco. Grazie mille.